Ma buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video direttamente da Valencia, bellissima, stupenda. E ovviamente, visto che siamo in fase estiva, è assolutamente il caso di parlarvi di un bellissimo zaino tech che potete portarvi praticamente nei vostri weekendini fuori porta, in quelle mini vacanzine, così magari con il giusto apporto di tecnologia vi godete ancora di più il tutto. Però dai, forza, iniziamo! Primissimo accessorio di cui voglio parlarvi oggi sono queste qui, ossia le Clam ANC di Fresh & Rebel, ossia un paio di cuffie Bluetooth veramente molto interessanti dal punto di vista estetico, appunto perché sono state studiate per poter essere indossate comodamente anche al collo quando magari avete un po' da fare, perché appunto hanno questa piegatura perfetta per le spalle e sono disponibili un sacco di colori veramente molto molto carini. Questo è il color petrolio, che secondo me è veramente piacevole, e dal punto di vista sonoro secondo me sono molto molto valide. Chiaramente hanno dei bassi belli potenti, belli prestanti, ma hanno anche la cancellazione attiva del rumore, che è molto comoda generalmente da utilizzare per esempio sui mezzi pubblici o comunque in aereo, cosa che ho fatto venendo qua direttamente a Valencia. Però, se devo dirvi la verità, consiglio proprio spassionato, vi consiglierei di acquistarle non con cancellazione attiva del rumore, ma semplicemente, insomma, classiche, perché ho notato che, perlomeno per le mie orecchie, la cancellazione attiva del rumore va un pochino a inficiare sulla qualità effettiva sonora, per cui magari così potete andare a risparmiare qualcosina in più. Dopodiché, cosa bella è che potete riporle veramente come vi pare all'interno dello zaino, della borsa, perché occupano pochissimo spazio e si possono tranquillamente andare a richiudere su se stesse. Un altro aspetto molto interessante di queste Clam di Fresh & Rebel sta nella loro batteria, appunto perché hanno un'autonomia che va a superare le 30 ore, consentendovi quindi di partire da qualsiasi zona del mondo, andare dall'altra parte e avere ancora un sacco di ricarica per poter ascoltare la vostra musica preferita, il che secondo me è molto interessante. Ovviamente sono in materiale plastico, al di là di queste, insomma, sezioni qui per andare a gestire un attimino le dimensioni, e secondo me ci stanno perché sono piuttosto leggere, belle dal punto di vista estetico, no? Nel caso in cui invece voleste avere le vostre orecchie qualche cosa di un pochettino più discreto rispetto a un bel paio di cuffioni, vi consiglio assolutamente di provare queste Liberty Air di Soundcore, che ho da diverso tempo e veramente mi piacciono tantissimo, soprattutto quando ascolto dei podcast, appunto perché hanno un audio molto chiaro e cristallino che non va comunque ad essere troppo pesante dal punto di vista dei bassi, e ve le consiglio moltissimo perché sono delle cuffie completamente in-ear, quindi vi isolano anche in maniera passiva dai suoni, insomma, dai rumori esterni. Aspetto poi positivo di queste Liberty Air rispetto per esempio alle classiche AirPods di cui parlano tutti sta appunto in questi tre LED qui, che vi consentono di vedere subito lo stato della batteria. Secondo me è strautile da avere. Ovviamente non c'è zaino tecnologico senza una fantastica power bank, che nel mio caso è di questo meraviglioso colore rosso da 10.000 mAh, che vi può servire per ricaricare praticamente qualsiasi cosa mentre siete in viaggio, e soprattutto è caratterizzata da questa colorazione che secondo me vi consente di trovarla ovunque all'interno dello zaino. Logicamente, avendo io l'iPhone, ho bisogno di un cavo Lightning e la associo a questo qui, che è un cavetto classico Lightning di Anker. Mi piace questa cromia di colorazioni qua, no? Molto carina. Secondo me ci può stare assolutamente, vero? Raga, sono troppo contenta perché qua a Valencia ci sono un casino di mini scooter che si possono anche affittare. Questa cosa mi dà un sacco gioia. È pieno, strapieno di piste ciclabili, mini scooter, ed è tipo la gioia. Comunque non siamo qua per parlare di questo, ma di un altro accessorio fantastico che dovete assolutamente avere nel vostro zaino tech. E sto parlando di questo qui, ossia un cavo di Anker che è dotato nell'estremità più esterna di tre adattatori USB-C, micro USB e Lightning, che io adoro tantissimo avere, appunto perché avendo dispositivi diversi, no, che si caricano sempre con ingressi diversi, tipo l'iPhone con il Lightning, l'iPad Pro con l'USB-C, tutte le batterie con il micro USB, mi basta solo questo qui e senza occupare troppo spazio nello zaino c'è tutto quello che serve, no? Come me siete possessori di Apple Watch, vi consiglio tantissimo di avere all'interno dello zaino, della borsetta, un caricatore portatile per poter ricaricare appunto il watch, in modo tale che siate sempre coperti in qualsiasi situazione, appunto perché a volte è un po' scomodo, no, avere sempre il cavo da portarsi dietro, eccetera eccetera.
Per cui vi consiglio questa piastra qua, che già vi ho mostrato nel video dedicato all'Apple Watch, che appunto vi consente di andare a ricaricare l'Apple Watch con qualsiasi presa USB, oppure come nel mio caso con la power bank, la sera me lo metto vicino al comodino, ricarico e non c'è nessun tipo di problema. Molto comodo, ve lo consiglio. Ricordatevi però che ricarica in maniera un pochettino più lenta rispetto al classico cavo Apple, ecco, però molto comodo. Ma perché non sfruttare queste bellissime luci dell'alba di Valencia per parlarvi della Zoe Mindy Canon, ossia una stampantina proprio piccolina, estremamente leggera, molto di più rispetto ai concorrenti, se devo dire la verità, il che va benissimo, e che appunto vi consente di stampare tutti i vostri scatti da smartphone direttamente qui, con appunto la carta zinc di cui vi ho già parlato in altri video, e che appunto vi consente di poter stampare e condividere i vostri ricordi migliori con i vostri amici se magari andate in vacanza quest'estate o comunque in un weekendino fuori porta. E ve la consiglio veramente tanto, soprattutto perché ha una qualità di stampa che secondo me è migliore rispetto per esempio a quelle che può offrire HP, HP che comunque vi dà una visione un pochettino più vintage forse delle foto. Qua invece sono veramente perfette, ben stampate, fatte molto bene, e questa cosa mi piace un sacco. Tra l'altro, è disponibile anche in diverse colorazioni che potete trovare comunque dal link che vi lascio qua sotto in descrizione insieme a tutti i prodotti di cui vi ho parlato oggi. Ok. E poi per evitare che la stampantina si rovini all'interno dello zaino, tutto quanto viene protetto da questo case mega rigido di Ugreen, che è anche waterproof, veramente super top, che ha anche questa maniglietta qui in effetto copelle, dove all'interno appunto c'è tutto il ben di Dio dello zaino, e corrisponde appunto in questo taschino in alto alla zona per la stampantina e alle Liberty Air di cui vi ho parlato prima. Poi abbiamo anche il classico cavetto Lightning, da questa parte qui c'è il caricatore dell'Apple Watch, qui abbiamo la SanDisk iExpand che utilizzo appunto per svuotare tranquillamente la memoria del mio iPhone semplicemente inserendola. E poi abbiamo anche la power bank, un'altra serie insomma di cavetti, e questi qua che sono due cinturini estivi, no? Colorazione rossa e giallina di Meridio Band, che insomma sono molto interessanti da utilizzare d'estate, soprattutto in piscina in queste situazioni qui. E potete anche andare a modulare un pochettino i vari spazi interni, quindi questo qua secondo me è veramente ottimale come insomma aspetto. Dopodiché lo potete lanciare veramente ovunque e non si spaccherà mai, assolutamente. E se volete condividere un pochettino di musica anche con i vostri amici o comunque in piscina piuttosto che nella camera d'albergo, ecco qua una soluzione grande come una saponetta, cioè il nuovo speaker di Soundcore / Anker, che è disponibile sia in questa colorazione qua arancione che azzurrina. Lo trovo veramente molto molto interessante appunto perché è completamente waterproof, galleggia. Ci posso credere. Porca miseria. Solo che non galleggia, raga, ho dato una non galleggia per niente. E lo potete usare veramente per tutta l'estate perché è veramente fantastico. E inoltre, come tutti quanti i prodotti nuovi di Soundcore, vi basta acquistarne uno identico insomma a questo qua per poterlo mettere in pairing insieme, quindi avere un sound stereo da una parte all'altra. Secondo me è veramente ottimo da avere magari per un festino in piscina, cose di questo tipo. E visto che stiamo parlando di uno zaino tecnologico, non posso far altro che mostrarvelo proprio nella sua interezza. E stiamo parlando, per questa mia stagione estiva 2019, di uno zaino Amazon Basics, che nasce in realtà come zaino fotografico. Infatti al suo interno appunto tutti gli inserti per andare a inserire le reflex e i vari obiettivi, che sono però rimovibili, e questo mi ha consentito di trasformarlo quindi in una sorta di bagaglio a mano che si può utilizzare tranquillamente in viaggio, in aereo, ma anche come un comodo zaino insomma da trekking, appunto perché è estremamente rigido, fatto proprio molto molto bene, traspirante da questa parte qui, e ha tutti quanti laccetti, no, che vanno anche sulle spalle, sulla pancia, tutte queste cose per cercare di suddividere un pochettino il peso. Però direi di andare subito a vedere cosa c'è all'interno, appunto perché nella tasca più grande vado ad inserire quelli che sono i vestiti, le solite cose da viaggio,
che sono all'interno sempre di questi box di cui vi ho parlato un milione di volte. Vi lascio comunque qua sotto in descrizione, perché ci sono in tante dimensioni e c'è quella media che è perfetta per questo zainetto. Questo lo lancio da qualche parte. Case che abbiamo visto prima. E poi in questa sezione qui ci sono due tasche piuttosto grandi, trasparenti, che secondo me sono perfette da utilizzare per andare ad inserire i liquidi, appunto perché eventualmente in aeroporto li togliete in un secondo, già li vedete, e secondo me come soluzione veramente ottimale in viaggio. Dopodiché c'è anche una tasca più esterna, piuttosto grande, dove vado ad inserire il mio iPad Pro da 11 pollici in questo caso qua, ma ci sta tranquillamente sia lui che il MacBook Pro da 13. Fino a 13 pollici non avete alcun tipo di problema, invece se avete magari un PC da 15 pollici in questo taschino qua non ci sta assolutamente, per cui tenetelo insomma a mente. E poi nelle, diciamo, sezioni laterali ci sono dei taschini molto comodi dove io vado sempre a mettere gli accessori di prima necessità, che sono come al solito power bank e batteria ed eventualmente anche un pochettino di musica, come già sapete. Qui c'è lo speaker, da quest'altra parte qua invece appunto c'è un'altra piccola power bank di Anker. Lo so che mi prendete sempre in giro che porto con me sempre 700.000 power bank, ma è la, così è la realtà. E poi c'è il caricatore, che è già il cavo, insomma, che già vi ho mostrato prima. Essendo comunque uno zaino fotografico, ha questa concezione qui di poter inserire a questa parte qua un cavalletto, che io comunque ho deciso di rimuovere perché in questo viaggio per esempio non mi serve. Potete utilizzarlo per vari scopi, in questo caso qui per il viaggio, oppure se doveste fare magari foto, insomma questo tipo di passione qua, potete utilizzarlo tranquillamente come zaino fotografico. Nella zona poi anteriore c'è un altro taschino dove ci sono insomma fazzolettini, solite storie, e poi un elastico, ok? Da una parte e dall'altra, che utilizzo generalmente per andare ad inserire per esempio la borraccia oppure un ombrello, molto comodo. Quindi insomma potete capire che si tratta di uno zaino un pochettino tecnico. Non è, diciamo, particolarmente accattivante dal punto di vista estetico, però è funzionale, fatto bene, costa anche poco. E spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Mi raccomando, ricordatevi che su Instagram vi aspetto tutti i giorni.